Seconda giornata della metodologia qui a Cuneo. Io sono Gabriele Di Paolo, amministratore della Data Meteo. Ringrazio tutti per la vostra partecipazione. L'altro anno, a novembre, abbiamo fatto la prima edizione. È stato un successo, è stato un ottimo riscontro. Quest'anno il tema filo conduttore della seconda giornata sarà l'acqua. Un tema, diciamo, vecchio come il mondo, ma molto molto attuale, perché l'acqua è una risorsa che dobbiamo iniziare a conoscere, e con la meteorologia cercheremo oggi di capirne di più, vedere l'acqua, diciamo, sotto un altro punto di vista. Adesso lascio la parola all'assessore Roseo per il saluto. Oggi abbiamo anche la presenza di relatori, dottor Luca Colasanti di GSL a Roma, e il programma sarà molto fitto durante la mattinata e nel pomeriggio. Ci sarà poi un breve video introduttivo amatoriale che però vuole, diciamo, presentare l'acqua, farci riflettere un pochino sull'acqua e farci vedere delle fotografie delle nostre valli dove l'acqua si manifesta in tutto il suo splendore. Buongiorno a tutti, io porto i saluti dell'amministrazione del Sindaco Bogna. Sono particolarmente felice di poter ospitare in città un convegno così importante che si rifà delle tematiche assolutamente essenziali e sempre più attuali in questo periodo e sicuramente in futuro. Ringrazio gli organizzatori per aver voluto organizzare appunto questo convegno a Cuneo, e tutti gli ospiti così pregevoli e importanti che parteciperanno oggi. Purtroppo vi devo lasciare per un momento perché ho l'inaugurazione a mia, ma poi mi farò vivo nel momento. Grazie a tutti, arrivederci. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Mi chiamo Gabriele Gallo, sono vicepresidente della Associazione Nuovo Spesso nei Posti. Porto innanzitutto i saluti del Presidente, che avrebbe voluto essere qui quest'oggi, però purtroppo, essendo di Mantova, gli impegni lavorativi improvvisi non gliel'hanno consentito. Dico, spendo solo due parole sul cos'è la giornata della meteorologia. L'ho voluta l'anno scorso, con l'aiuto fondamentale ovviamente di Gabriele, di Paolo in Data Meteo, perché voleva essere un po' una concretizzazione di quello che noi come associazione abbiamo, quindi i nostri scopi associativi. Noi siamo un'associazione che mira a divulgare la meteorologia e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla meteorologia. E credo che episodi come questo possano essere veramente la modalità migliore con cui avvicinare l'opinione pubblica alla meteorologia, alle tematiche, all'applicazione della meteorologia. Quest'anno poi mi fa particolarmente piacere aver riscontrato e aver trovato un appoggio anche in due scuole, dal punto di vista logistico l'Istituto Grandi di Cuneo, che ringrazio, e dal punto di vista contenutistico il Liceo Scientifico Peano, che ringrazio ovviamente la classe terza F del Liceo Peano, che vedo qui davanti a me, e ringrazio ovviamente gli accompagnatori, i docenti, quindi il professor Giacomo Olivero e la professoressa Gemma Ghigo per la collaborazione. Ovviamente una giornata dedicata appunto all'acqua, ovviamente fuori piove, perché dopo il meteorologo dovevamo avere anche un connubio con l'esterno. Ricordo a tutti che la giornata sarà lunga, però credo anche abbastanza variegata ed interessante. Ci sarà un buffet aperto a tutti alle 13 e al pomeriggio, quindi sarete costretti a rimanere qua, e al pomeriggio sarà invece l'intervento di Paolo Corazzone. Io non rubo altro tempo perché ovviamente interessano tanti, lascio la parola, no? Dice no? Lascio lo spazio al video, quindi ci risentiamo più tardi. The generations and if they want to make it better place for our children.
so that they know it's a better world for them. And think if we can make it a better place.